gente di pianura, navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, nel mare abbiamo le profondità, freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. E quando ci fermiamo sulla riva, lo sguardo all'orizzonte se ne va, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà, gente di mare che se ne va. Benvenuti cari telespettatori di Gente di Mare, oggi vi presentiamo un progetto straordinario, un progetto molto bello portato avanti dall'associazione Mare Calabria insieme al FLAG Ionio 2. Ecco Alessandro Zito, vogliamo raccontare che progetto è e come si svilupperà? Sì, certo. Il progetto consiste nella posa in opera di barriere di ripopolamento e con funzione antistrascico illegale. Sono barriere di cemento, dei moduli di cemento eco-friendly, quindi che non arrecano ovviamente danno all'ambiente, a forma di campana, con delle tane create appositamente per la fauna marina, e alcune di queste barriere hanno anche dei ganci di d'acciaio zincato con funzione antistrascico. Saranno posizionate a una distanza di 0,7 miglia marine, in modo che chi fa lo strascico al di sotto di questa distanza e quindi in modo illegale si veda danneggiate le reti. La funzione di queste barriere sarà anche quella di creare nel tempo una specie di isola che favorisca il ripopolamento della fauna marina, anche di specie ittiche commerciali. Infatti ne abbiamo parlato prima di presentare la proposta progettuale con i pescatori e tutti quanti hanno accolto molto favorevolmente l'idea. Progetto nasce in partenariato con l'associazione come diciamo Mare Calabria, ma se vogliamo avete coinvolto anche l'Università della Calabria. Abbiamo coinvolto l'Università della Calabria, meglio uno spin-off dell'Università della Calabria che si chiama 3D Research. Questa collaborazione è nata in maniera quasi casuale perché, come ricorderete, a maggio il FLAG in collaborazione con il Comune ha organizzato un convegno sulla Blue Economy, una due giorni con diverse sessioni sulla pesca, sul turismo, sull'innovazione. L'Università di Cosenza ha presentato un progetto sull'archeologia subacquea in cui venivano usate delle strumentazioni particolari per le analisi dei fondali. Siccome noi avevamo bisogno di fare queste indagini propedeuticamente alla posa in opera delle barriere, ci siamo messi d'accordo lì
per portare questo prototipo, perché si tratta di uno strumento prototipale, per fare queste indagini a Roccella, quindi coinvolgendo anche i ricercatori dell'università in questo spin-off. Oggi partiremo con questa imbarcazione per fare che cosa? Cosa dobbiamo monitorare? Allora, oggi faremo l'analisi delle batimetrie del fondale, quindi faremo una fotografia del fondale su cui poi verranno poste le barriere. Nei giorni precedenti abbiamo fatto già altri tipi di indagini, perché abbiamo fatto l'analisi dei sedimenti, quindi prelevando dei campioni di fondale, abbiamo fatto l'analisi chimico-fisica delle acque con una sonda multiparametrica e abbiamo fatto l'analisi dello zooplancton e del fitoplancton, quindi prelevando con dei retini dei campioni. Adesso sono in laboratorio. In particolare, questa analisi cosa serve? Questa analisi serve per vedere l'esatta conformazione del fondale e scegliere in maniera puntuale come posizionare le barriere, perché il progetto è stato fatto con dei dati di letteratura, però siccome sappiamo che i fondali, soprattutto i fondi molli come quello di Roccella, possono cambiare nel tempo, allora vogliamo vedere adesso com'è la situazione per capire come posizionare queste barriere. Questo ci servirà, insieme con le indagini che abbiamo già fatto, anche per avere una situazione al tempo zero e monitorare poi anno dopo anno quali sono le modifiche, si spera positive, che interverranno con la posa in opera di queste barriere. Allora, ora ci imbarchiamo, cerchiamo di capire e di conoscere chi sono i professionisti che opereranno questa mattina e naturalmente poi completeremo il lavoro con le immagini della posa di queste, diciamo, casette per i pesci, diciamo così. Sì, allora, la posa in opera è prevista per i primi di ottobre. La prossima settimana dovrebbero iniziare ad arrivare i moduli che posizioneremo praticamente lungo il molo di sopraflutto, nell'attesa che arrivi verso fine settembre il motopontone, che è una bella imbarcazione lunga 40 metri e larga 12, che poi caricherà queste barriere e le porterà nel punto in cui dovranno essere installate. Un'operazione anche costosa in termini di dispendio di energie. In termini di dispendio di energie e anche di risorse economiche, perché il progetto nel complesso costa 500.000 euro esatti, proprio, di cui 100.000 circa di indagini, e il resto appunto per la costruzione delle barriere e la posa in opera. Tra l'altro le indagini non finiranno oggi, perché abbiamo un'altra fase, l'ultima, che è quella del cosiddetto visual census, cioè ci saranno dei sub che si immergeranno per vedere fisicamente con i propri occhi qual è la situazione sul fondo e scattare delle fotografie del fondale. Perfetto, imbarchiamoci. Siamo a bordo, come si chiama l'imbarcazione? Non ha il nome l'imbarcazione. Senza nome. Rosario Giglio della Geofisica SRL, ecco, che si sta occupando di questa ispezione dei fondali. È così, che lavoro avete fatto? Noi abbiamo fatto un visual game, un visual sensor per vedere esattamente la natura biologica dei fondali, poi abbiamo prelevato il campione, il sedimento, e poi successivamente verrà analizzato tramite analisi sedimentologiche per vedere la caratteristica del sedimento. Ecco, ora ci stiamo recando nel punto esatto dove voi avete già fatto una prima ispezione. Sì, andiamo sui quattro punti dove verranno posizionate le barriere, andiamo là e facciamo tutte le varie analisi che dobbiamo fare. Ecco, quali sono le cose che vanno attenzionate al momento in cui si mettono delle barriere marine? Quali sono i punti particolari e le cose e i valori che vanno attenzionati? Tutto, flora, fauna, sedimenti, qualunque cosa. Nel momento che viene messo una barriera marina, il fondale muta drasticamente, diciamo. Basti pensare ai pennelli che mettono a mare, pure se queste sono sommerse, non sono superficiali. L'obiettivo è salvaguardare l'ecosistema. L'obiettivo è salvaguardare l'ecosistema, migliorare la tipologia pure di pesca, perché si evita determinate pesche. Quali sono gli strumenti che voi utilizzate? Voi avete la sede a Catanzaro? Noi abbiamo la sede a Catanzaro e a Monte Paone Lido.
operate un po' su tutta questa fascia di territorio? Operiamo su tutta la regione Calabria principalmente. Ecco, che strumenti utilizzate per analizzare il fondale? Poi oggi ne conosceremo uno in particolare, che è dell'università, di questi giovani ricercatori che ci racconteranno, ma voi che strumenti adoperate? Vabbè, noi prima di tutto, noi utilizziamo un sacco di strumenti. Considerate che noi proprio facciamo l'immersione di tipo ARA, per questo proprio il sub che scende sotto e controlla flora e fauna. Poi comunque preleviamo il campione, tutti i sedimenti, lì verrà impostata una gru a prua. A prua? Dove c'è quello spazio? Solo l'installazione, c'è una gru che ci permette proprio di calare una benna mordente e salire il campione in superficie. Poi facciamo le analisi delle acque, tantissime cose facciamo. Ecco, poi vabbè, questo è un ecoscandaglio, mi pare di capire, che è in dotazione. Questo è ecoscandaglio più rotto, cioè fa un sacco di... Quindi noi potremmo vedere il fondale ora in tempo reale. Esatto, indica il fondale in tempo reale. La profondità in particolare. La profondità, tutto quanto, temperatura esterna. Ecco, lei che ha sicuramente analizzato gran parte di questo mare, oggi siete venuti direttamente da Soverato, quindi avete passato gran parte della costa ionica, che stato di salute ha il mare in questo momento? Il Mar Ionio sta bene, non ha grandi problematiche. Negli ultimi anni c'è un po' più di plastica e soprattutto microplastica, però attualmente vive di ottima salute. Quindi anche la profondità del mare fa la differenza? Certo, soprattutto la profondità del mare, i fondali, il tipo di costa. Qua c'è una... Possiamo dire anche i depuratori che stanno a terra? Soprattutto tutti i depuratori, tutta l'infrastruttura, tutta l'urbanizzazione primaria che c'è, è un grosso impatto per il mare. Ecco, questo lavoro di monitoraggio poi si concretizzerà con il posizionamento, diciamo, di queste casette, barriere, come vogliamo indicarle. Sì. Ecco, voi farete dei monitoraggi successivi? Certo. Al momento in cui sono stati installati, per conoscere cosa? Certo, così vediamo se si è attecchita bene la fauna, se c'è un ripopolamento di flora, è ovvio, il tipo di sedimento, se lo copre, se non lo copre. Ecco, al di là di scoraggiare pescatori di frodo, diciamo così, qual è la funzione principale? A livello diciamo così, di ripopolamento del pesce, c'è una funzione? Solo parlare di ripopolamento del pesce è una grande vittoria. Pensare che un domani lì esisteranno in futuro nuove specie di pesce, cioè nuove specie di pesce, per questo è un grande obiettivo. Perfetto, allora noi ora andiamo a conoscere, intanto ci spostiamo, vedete, a poppa di questa imbarcazione conosciamo due giovani ricercatori, stanno lavorando, si vede chiaramente che è un prototipo. Umberto Severino, dottorando in ingegneria all'Università della Calabria e anche facente parte di 3D Research come collaboratore esterno. Ecco, l'università che vi ha dato questa importante opportunità e stimolo. Oggi avete portato un'apparecchiatura a bordo, di che si tratta? È un sonar, in tutta questa valigetta qui all'interno c'è un'integrazione di sensori. La apriamo, la facciamo vedere ai nostri telespettatori? Sì, anche se è in fase così prototipale, cioè non è un... l'allestimento non è finito, diciamo che... Chiaro, ci state lavorando quindi. Siccome è un'integrazione di sensori, qui vedete varie apparecchiature, abbiamo un single board computer che è una Raspberry, abbiamo il Lorenz che è il sonar, tutto quanto alimentato da una litio, c'è anche un mini computer. Questa strumentazione qui serve per vedere a noi in tempo reale quello che sta acquisendo la strumentazione, il sonar. Che altro? Allora, il vostro lavoro è questo, lì c'è un monitor, quello è un prototipo. Questo è un monitor ad alto contrasto, noi l'abbiamo messo in una scatoletta IP in modo tale che viene protetto dagli schizzi. Tramite questo monitor qua noi possiamo far vedere al conducente dell'imbarcazione come seguire i transetti per fare le acquisizioni con il sonar.
Questo è essenziale perché potendo utilizzare in alcuni contesti il veicolo autonomo che abbiamo di solito per fare questi lavori qua, dobbiamo per forza affidarci al conducente dell'imbarcazione, quindi in questo modo è facilitato nel seguire il percorso corretto. Ecco, voi monterete un'antenna ora, mi pare di capire. Un palo con la strumentazione sonar. Questo palo va sotto il pescaggio della barca e emette questa onda acustica che serve per acquisire il fondale. I transetti sono fatti in modo tale che sono proporzionati alla distanza che c'è fra la strumentazione e il fondale, quindi di volta in volta noi andiamo a creare un setup, diciamo una traiettoria dell'imbarcazione, quindi del sonar, personalizzata al caso su cui stiamo lavorando. In questo caso che cosa? Qui noi abbiamo ricevuto prima la profondità circa del fondale su cui siamo andati a lavorare e poi abbiamo tarato i transetti. Adesso non ricordo esattamente, se ne è occupato un collega che si occupa di queste cose. Ecco, voi siete un pool, una squadra, quanto siete? Siamo sulla trentina fra collaboratori esterni e componenti interni della spin-off. Voi lavorate questo tipo di progetti e anche altro. Sì. Naturalmente il mare è un valore aggiunto nel vostro lavoro. Certo, noi siamo partiti dal settore industrial e poi ci siamo indirizzati verso l'ambito marino, che comunque qui in Calabria è forte, diciamo, c'è molto lavoro molte cose su cui lavorare, diciamo. Ecco, ora procederemo e noi vi seguiremo mentre aggancerete, diciamo, il vostro sonar, che sono, ricordiamo anche ai telespettatori, sono delle onde sonore che creano un effetto eco sul fondale, ritornano indietro e danno l'esatta mappatura, così. Sì, noi vediamo alla fine quello che è l'eco dell'onda sonora che stiamo emettendo e questo ci dà un'idea della batimetria del fondale. Quindi trasmissione e ricezione, sì, diciamo così. Esatto, è un emettitore e ricevitore. Ecco, al momento in cui voi farete questo, creerete una vera e propria mappa, sì, che è memorizzata ovviamente su un computer. Sì. Questa mappa vi consentirà di stabilire i punti dove poi si andrà a lavorare. Sì, noi forniamo poi questa mappa a chi lavora con il fondale nello specifico e poi loro possono fare delle analisi sui dati che noi abbiamo fornito. Perfetto, allora noi vi lasciamo lavorare, scrutiamo tranquillamente quello che fate e naturalmente ci aggiorniamo fra poco.
si è quasi conclusa questa fase di controllo, di monitoraggio, abbiamo visto le attrezzature in funzione, com'è andata? Per fortuna credo sia andata bene, adesso chiediamo ai tecnici, però il tempo ci ha assistito, non è piovuto, c'era un po' di onda, però credo che questo non abbia inficiato la possibilità di concludere positivamente le indagini che ci eravamo prefissate per oggi. Dovremmo essere riusciti a coprire tutta l'area, quindi a fare uno screening completo del fondale, adesso aspettiamo l'elaborazione dei dati e vediamo che cosa viene fuori, però credo che sia andato tutto bene. Ecco, abbiamo visto tante, ancora ora vediamo tante colorazioni del mare, più blu, turchese, colori meravigliosi, nonostante il sole faccia capolino in una giornata settembrina, diciamo così. Ecco, la forza di questo progetto che abbiamo accennato all'inizio è quello di dare, di non danneggiare l'ecosistema, di dare possibilità che non vengano, diciamo così, aggredito da chi pesca e non lo fa in regola, quindi una, diciamo una barriera che dovrebbe aiutare i pesci a vivere meglio e a poter così ripararsi anche in queste strutture. Sì, in realtà il progetto ha una doppia valenza, quella principale è quella di creare una barriera per il ripopolamento della fauna ittica, quindi creare un habitat specifico in cui i giovanili dei pesci possano trovare dei rifugi e un ambiente protetto per poter crescere e riprodursi serenamente, diciamo. La seconda funzione è quella di dissuasione della pesca a strascico illegale, infatti le barriere sono posizionate a una distanza di 0,7 miglia marittime dalla costa, che è la distanza al di sotto della quale la pesca a strascico in questa zona è vietata, per cui se qualcuno cerca di praticare la pesca a strascico a una distanza inferiore, incappa in queste barriere, ci sono dei ganci metallici che strappano le reti, e siccome le reti da strascico costano diverse decine di migliaia di euro, è un grosso danno anche per chi cerca di praticare illegalmente la pesca a strascico, quindi è questa doppia funzione. Questo progetto prevede queste barriere sul, diciamo, sul lunga costa ionica, in particolare comune di Roccia Ionica, ma anche Marina di Gioiosa. Sì, anche a Marina di Gioiosa, diciamo lo spot di Marina di Gioiosa è più piccolo di quello di Roccella, e in realtà a Gioiosa, al di là del ripopolamento ittico, abbiamo individuato un punto in cui installare le barriere che è strategico per proteggere l'habitat dell'ippocampo, perché noi sappiamo che in Calabria ci sono due spot importantissimi ancora per l'ippocampo, che sono Marina di Gioiosa Ionica e Soverato, quindi nella zona in cui c'è una consistente presenza di cavallucci a Marina di Gioiosa installeremo queste barriere per proteggere appunto l'habitat dei cavallucci. Sono le stesse barriere che verranno posizionate a Roccella, sono uguali, però a Gioiosa sono di meno e messe in modo da proteggere quest'habitat dei cavallucci. Ecco, sappiamo che per realizzare i lavori, che è la seconda fase del progetto, diciamo quella attuativa, servirà appunto un'imbarcazione importante che dovrà venire, trasportare, eseguire il lavoro manualmente e probabilmente poi verrà anche montata per fare la draga qui al Porto delle Grazie. Sì, l'imbarcazione arriverà tra fine settembre e primi di ottobre da Milazzo, è un motopontone di dimensioni importanti perché ha una larghezza di 12 metri e una lunghezza di 40 metri. Tra qualche giorno i moduli da posizionare a mare inizieranno ad arrivare al porto, li posizioneremo in un'area di cantiere del porto che tra qualche giorno isoleremo. Una volta finita la consegna dei moduli arriva il motopontone che ha una sua gru e quindi caricherà questi moduli sulla piattaforma e li porterà per essere messi in opera in punti specifici che adesso vedremo dopo che i tecnici ci daranno le risultanze delle analisi di oggi con la fotografia esatta del fondale, individueremo le posizioni che saranno, come si suol dire, a quinconce, cioè faccio un esempio banale, saranno posizionate come il 5 di denari, cioè quattro barriere piccole e una grande in mezzo, quattro piccole e una grande in mezzo, per fino a coprire tutto. Quanti metri saranno? Lunghezza d'aria? Sono, se non sbaglio, circa 1,5 km. Tantissimo.
Sì, però non sono continuo, quindi c'è un certo spazio. Ecco, ripeto, faccio l'esempio del 5 di denari, no? Quindi c'è un certo spazio tra un modulo e l'altro. Sono circa 1,5 chilometri in lunghezza, quindi diciamo parallela alla linea di costa, e circa 100 metri perpendicolari alla linea di costa, è un rettangolo. Perfetto, allora ascoltiamo ora i tecnici per capire come hanno monitorato questo tratto di mare. Allora, torniamo ai giovani ricercatori dell'Università della Calabria, 3D Research, Umberto Severino. Avete mappato questo tratto di mare, intanto a vista che cosa si è percepito? È come una radiografia? Sì, esatto, noi vediamo l'onda acustica che è esattamente come una radiografia, e quindi vediamo questo fondale, nello schermo si vede in contrasto in arancione, mappato così la tavolozza, e chiaramente il fascio dipende anche dalla distanza del sensore dal fondale. Diciamo che ancora è presto per poter dire cosa abbiamo acquisito, però dalle anteprime sembravano dati buoni. Poi è un know-how che noi abbiamo, questa attività la facciamo più frequentemente, quindi è consolidata, diciamo, nel nostro background. Quindi un fondale tranquillo? Sì, era un fondale tranquillo. Comunque poi questa immagine era elaborata successivamente e avremo modo di capire meglio quello che c'è al di sotto. Ecco, quindi è come un filmato quello che vedrete in seguito, registrato momento per momento. Quanto avete registrato in termini temporali? È circa mezz'ora, 40 minuti. Sì, è come un filmato, noi vediamo in real time quello che acquisisce il sensore e questo segue anche la posizione, diciamo che le immagini sono georeferenziate perché la strumentazione è anche un GPS, quindi noi sappiamo esattamente cosa stiamo vedendo e dove, in che punto lo stiamo visualizzando. Il nostro comandante è un geologo, quindi possiamo approfittare per chiedere una prima occhiata da quello che si è visto. Beh, c'è un fondale sabbioso, non molto, la cronometria è molto fine, però... Questo che vuol dire? Vuol dire che le condizioni meteomarine in quel punto portano i sedimenti più fini, per questo non c'è una molta energia del mare, per questo si deposita il materiale fino. Per il lavoro che andrà fatto è positivo questo? Per il lavoro che andrà fatto sì, speriamo che è positivo, poi comunque con gli anni lo dobbiamo monitorare, vediamo com'è la situazione vera e propria. Quindi noi diciamo che il progetto non finisce qua nell'installazione, c'è un monitoraggio che sarà costante nel tempo per capire anche flora e fauna come andranno. Sì, è continuo per vedere pure il sedimento, perché è capitato molte volte che questo tipo di struttura messa a mare è stata proprio totalmente ricoperta dai sedimenti. Per questo non era nel punto giusto, diciamo. Esattamente, sicuramente non era nel punto giusto.
Giovanni Menniti della 3D Research, mi pare, sì. Si occupa del monitoraggio di quello che è il lavoro che è stato fatto oggi, che continuerà nelle prossime settimane. Intanto, che apparecchiatura avete utilizzato oggi e come procederà il vostro lavoro? Sì, noi abbiamo dato una mano al FLAG per monitorare un'area che ci è stata designata, per fare con il side scanner una serie di rilevazioni, e in più ne faremo altre a breve intorno al porto per permettere poi una verifica della profondità di eventuali dragaggi. Tutto questo lo faremo sia col side scanner che eventualmente con il multibeam, che sono due apparecchi abbastanza complessi. Il secondo dà una rilevazione di superficie che poi di fondale, che poi ci permette poi nel nostro ambito di fare anche delle profilazioni in 3D, di far vedere poi in maniera anche molto empatica, no, il fondale sott'acqua, ma in questo caso a loro serve per monitorare il fondale e la profondità. Sarà usato anche un drone marino, come funziona? Sì, ora vediamo se usiamo il drone marino o la barca, ma il drone marino sostanzialmente è un oggetto che è autocomandato, quindi con delle propulsioni che possono essere o ad elica o con i thruster, quindi con il jet. Lavora in superficie? Lavora in superficie, noi prepariamo i transetti, quindi gli prepariamo la missione e poi lui autonomamente va nei punti generati dalla missione, quindi rileva con il side scanner ad esempio, rileva tutta la profondità e il fondale. Quindi è abbastanza autonomo, diciamo. Senta, quanto è importante conoscere quello che non si vede dalle nostre coste, quindi che sta sott'acqua? Beh, lo dice uno che fa il sobbacco di hobby, che lavora con un'azienda che fa molto underwater, quindi facciamo anche molta ricostruzione, molta modellazione, molta fotogrammetria, lavoriamo molto con l'ARPA, che è sulla parte di Posidonia Oceanica, cioè la domanda è talmente interessante che la considererei quasi ovvia. È importantissimo, certo, a mare permettere poi alle amministrazioni di fare queste cose purtroppo ha un costo, mi rendo conto, però poi i risultati e le valorizzazioni sono talmente alte da permettere alle amministrazioni o comunque agli enti che ne ricevono i dati di poterle anche ci terrei a questo punto anche di divulgarle al pubblico più ampio per far notare come sono soldi ben spesi, perché la conoscenza e la conoscenza da poter dare poi a un pubblico molto ampio, non solo ai tecnici o a chi agli addetti ai lavori hanno bisogno di certi dati, questo permette anche di dare delle buone modalità di operazioni da parte degli enti verso i cittadini, no? Che cosa non si sa, gente di mare che se ne va. Partiamo con il racconto di una ragazza veramente in gamba. Io dico ragazza, ma è un'attrice conosciuta, la protagonista proprio di 100 vetrine, una delle protagoniste, che in solitaria ha deciso di girare un po' il Mediterraneo ed è arrivata a Roccella Ionica. Linea a Maria Teresa Criniti. Thank you.
Gente di Mare per la seconda puntata si trova sulla Maipen Rai. Maipen Rai con chi? Girando brevissimamente la nostra telecamera con Marianna De Micheli. Ciao a tutti, come si dice ciao a tutti, buongiorno in calabrese? In calabrese, te lo dico io, vediamo di riuscirlo sì. A tradurre. Ciao a tutti. Aspetta, che ci provo. Ciao, no. Ciao. Ciao. Ciao a tutti, ci sono riuscita? Guarda, meglio di me, no, meglio di me, perché in genere in Calabria si pronunciano le doppie T, quindi miei, devo dire la verità, si vede che non è la prima volta che viene Roccella Ionica. No, no, è la seconda perché mi sono trovata talmente bene che sono tornata la seconda volta. Guarda, diciamo ti hanno riconosciuto tutti, però io parlando con te prima ti ho, e conoscendo anche il tuo personaggio, ho capito che in genere, questa è una cosa che sapevo, gli attori vengono attribuiti, cioè praticamente sono amalgamati, o comunque quando attribuiscono una parte ad un attore o ad un'attrice rispecchia poi quello che è il suo carattere, e il tuo ruolo a 100 vetrine rispecchia proprio a pennello il tuo carattere forte, anche perché raccontiamo un po' la tua avventura, cioè tu dal 2009... Scusa, però devo dirti che non è assolutamente vero, no. Io non c'entro assolutamente niente con Caro, proprio abbiamo due caratteri completamente diversi. Forte però sì. Io sai cos'è? Non mi trovo un carattere forte io, assolutamente, no, è tutta apparenza. Cioè una che viaggia in solitaria non è un carattere forte? Io viaggio in solitaria perché lo racconto nel libro che ho scritto quest'inverno, dopo aver circunnavigato, è una parola difficile anche per noi attori, l'Italia in solitaria col mio gatto, che adesso però è lì al fresco là sotto, poi ve lo presento, e perché sono terrorizzata dalla solitudine e quindi mi sono ritrovata disoccupata, senza improvvisamente il fidanzato, senza la casa, da sola. Ho detto andate tutti al diavolo, io parto, affronto i marosi da sola, un po' come una specie di buttarsi dal trampolino senza sapere se sotto c'è la piscina piena d'acqua oppure no. Quindi non è stata la partenza di una persona forte, anzi una persona terrorizzata, però invece il viaggio forse mi ha reso più forte, questo sì, questo viaggio mi ha reso più forte, anche questo secondo viaggio che poi sto ricircunnavigando l'Italia al contrario, presentando il libro, ancora una tacchettina in più mi dà di forza. Diciamo brevissimamente, tu dal 2009 fino al 2012 circa impari, o comunque fai una scuola per imparare soprattutto a navigare. Sì, allora la mia prima lezione di barca a vela è stata nel 2009, poi nel 2012 ho comprato questa barca, nel 2013 ho preso la patente e nel 2015 sono partita in solitaria. Tutto un po', ho bruciato le tappe, perché quando c'è la passione per una cosa è un hobby che però alla fine mi ha portato anche a fare delle cose costruttive, come scrivere questo libro e come fare un'impresa, perché comunque per me è davvero un'impresa. Ai miei amici che partono, ciao, buon vento! Ah, tornate! Ciao! Senti, 2015 sei venuta a Roccella Ionica? Questa è la cosa bellissima del navigare, anche si incontrano persone nei porti, si fa amicizia, si pranza insieme, poi magari ci si rincontra il porto dopo, è bello, è un gruppo di persone che si incontrano e si aiutano, sono gente di mare. Gente di mare. Senti, tu sei venuta per la prima volta a Roccella Ionica, al Porto delle Grazie, lo scorso anno, ritornata a Roccella quest'anno. Devo dire, differenze e penso che se sei venuta l'anno scorso e sei ritornata quest'anno, comunque bene ti sei trovata. Sì, il porto mi è piaciuto moltissimo, c'è un'acqua splendida, veramente accanto qui al porto c'è è limpida, tu esci dal porto ed è come stare ai Caraibi, non cioè, dici sai l'acqua intorno al porto è brutta, no, è bellissima, è limpidissima, poi c'è una pizzeria meravigliosa dove si mangia una pizza fantastica, il porto è grandissimo, è pieno di strutture, di infrastrutture, e poi il paese è incredibile. L'anno scorso ho notato molta differenza però fra l'anno scorso e quest'anno. Cosa hai notato? C'è proprio la volontà di migliorare, di creare una struttura più accogliente,
devo dire, cioè, hanno fatto una piazzetta molto carina dove c'è un mini market che è sempre utile per i naviganti. Ovvio. Che arrivano e hanno bisogno di fare cambusa, si dice così. C'è il bar, puoi noleggiare l'auto, ti danno la bicicletta, e insomma, quindi a parte il ristorante, la bicicletta che è importante perché così uno si fa un giro, non è che sta fermo soltanto nel porto, no? E ho deciso infatti di fermarmi qualche giorno in più. Senti, parliamo di 100 boline. 100 boline parte, è divertente anche il titolo perché è il connubio con quello che poi è 100 vetrine. 100 boline l'hai scritto quest'inverno, se non sbaglio. Sì, l'ho scritto quest'inverno e parla appunto, il sottotitolo dice il diario di bordo di un'attrice passata dal set alla navigazione in solitaria con gatto, e questo è il sunto, il succo, dove racconto questa esperienza, racconto anche di 100 vetrine, di quando sono stata presa, il provino, i primi tempi, le difficoltà, come è nata la mia passione per la barca a vela. E poi questa follia un po', questo atto incosciente, forse i miei genitori lo pensavano che fossi totalmente incosciente, di partire e fare praticamente da Saint-Tropez a Trieste, circunnavigando anche la Sicilia in solitaria. E un nostro amico prima di fare questa intervista mi ha detto: ah, e poi che coraggiosa, soprattutto poi per una donna, no? Il nostro amico comune. Allora io a questo proposito volevo leggervi una brevissima pagina, poi vedete voi che cosa farne. Allora, scusate se mi impappino magari, ma ho appena mangiato cornetto, caffè e latte. Allora, molte persone che incontro lungo questo viaggio mi chiedono sorprese. Ma sei sola? Io rispondo orgogliosa di sì. Davvero? Una donna? Complimenti! Complimenti, penso io. Ma qual è il complimento? Il complimento è che, nonostante che è sottinteso, io sia una donna, riesco a navigare da sola. Sul vocabolario trovo come primo significato di nonostante. Ha valore avversativo e introduce l'enunciazione di un fatto che avrebbe potuto o dovuto impedire qualche cosa e tuttavia non l'ha impedito o non l'impedisce. Quindi, nonostante il mio essere donna, sto andando da sola in barca a vela. Cerco di capire meglio perché essere donna dovrebbe dovuto impedirmi di andare sola in barca a vela. Spesso, quando arrivo in un porto, dopo aver ormeggiato, il vicino di barca di turno, nel volermi fare un complimento, mi dice: certo che tu hai le palle, eh? Ah, ecco, allora forse è questo. Forse l'impedimento a cui si riferiscono è che io non ho, anatomicamente parlando, le palle. Palle, testicoli, balle, cosiddetti maroni, coglioni, gonadi, zebedei, ammenicoli, attributi, ne sono sprovvista. Ma pare che siano utilissimi per fare bene un sacco di cose. Hai le palle, come il ritornello di una canzone estiva, me lo sento ripetere a ogni porto. No, mi bastano le tette, rispondo a volte, ed ecco che li vedi spiazzati. Negli uomini generalmente riesce a scorgere fra l'iride e la pupilla qualche fotogramma di YouPorn. In alcune donne, invece, vedo talvolta accendersi la lampadina di una particolare complicità, di quella che ghettizza, però, e ti sembra subito di stare in un locale di spogliarellisti la sera dell'8 marzo mentre ti spuntano i capezzoli rotanti. Ecco, questo è un pezzettino a proposito cavolo, una donna! Questa è la mia risposta. Senti, nel libro, quindi, che racconta queste storie di navigazione, tra cui invito i lettori, c'è anche una piccola parte dedicata a Roccella Ionica, quindi invito chi volesse sapere qual è l'aneddoto riferito al Porto delle Grazie di Roccella Ionica ad andare a prendere, ad acquistare il libro, che troviamo dove? Allora, si trova nelle librerie, se è andato esaurito si può ordinare nella libreria, che generalmente arriva entro pochi giorni, se no si può comprare su Amazon, sul sito di Nutrimenti, che è l'editore, oppure sulla mia pagina Facebook, che si chiama 100 boline appunto, che vi invito a seguire, e poi insomma, su tutti i siti che vendono libri su internet. Senti, l'avventura, non raccontiamo quella di Roccella Ionica perché così invito chi fosse curioso ad andare ad acquistare il libro, però l'aneddoto e comunque l'avventura, perché, cioè, diciamo, di notte, quello che ammiro, poi avendo io paura del mare, non faccio differenza tra uomo e donna, anche io, di notte essere sola in mare aperto, questo, ecco, mi farebbe paura.
Ah, io tendo a non viaggiare tendenzialmente di notte perché lungo costa è piuttosto pericoloso viaggiare di notte, perché ci sono le reti dei pescatori, perché ci sono le piccole imbarcazioni magari che non hanno le luci o comunque si vedono poco, ci possono essere delle cose in mezzo al mare che non si vedono e quindi tendenzialmente tendo a non viaggiare di notte, però mi è successo di fare qualche notturna e devo dire che è molto emozionante, bellissimo. Senti, da 100 vetrine, perché comunque parliamo anche del tuo personaggio, Carol, da 100 vetrine dove comunque lavoravate tutti i giorni, quasi da impiegata, lavoravate tanto tutti i giorni e comunque in una comunità si diventa con gli attori, perché lavoravate quasi da dipendenti. Ma più che con gli attori, che perché ovviamente ognuno faceva il proprio ruolo, le proprie storie, si creava un rapporto molto intimo con le maestranze, quindi con il trucco, il parrucco, i costumi, i tecnici luci, degli operatori. Infatti io sono stata fidanzata parecchi anni con un operatore alla camera di 100 vetrine. E sì, si crea un ambiente da collegio. Passare da un collegio ad una clausura, diciamo, consentimi il termine visto che hai utilizzato, e come fai comunque a stare, a parte che comunque non è che tutto l'anno ecco navighi e quindi stai in solitaria, però crei un nuovo rapporto con te stessa, suppongo, in mare, da sola col tuo gatto. Allora, io innanzitutto quasi ogni giorno comunque arrivo in un porto, conosco delle persone nuove, quindi dei contatti sociali ce li ho. È vero anche che tutti i giorni si conoscono persone nuove, quindi il rapporto rimane un po' alla superficie, non hai un rapporto intimo con le persone. E quindi la solitudine si sente, è uno degli aspetti più difficili della navigazione in solitaria, l'aspetto psicologico, che però accresce moltissimo perché si scoprono di sé delle cose, si scoprono delle cose incredibili, proprio anche per la noia. La noia è una specie di muro di vetro che quando lo sfondi e che deve essere superato. È un sentimento che va provato, è inevitabile, ineluttabile, però quando l'hai provato e passi oltre quel muro di vetro scopri un mondo incredibile, un mondo incantato, il mondo delle fiabe, delle favole, perché dietro la noia c'è sta un mondo nuovo che in pochi ormai conoscono, perché è difficile annoiarsi adesso, perché abbiamo talmente tante cose, se siamo nella sala d'aspetto di un dottore giochiamo col cellulare, non ci annoiamo più. Invece annoiarsi è importante per scoprire delle cose incredibili di sé e del rapporto che abbiamo con noi stessi, con la natura e con gli altri. E poi ho un gatto anche a bordo che mi ha tenuto tantissima compagnia, perché è un gatto molto affettuoso. Fammi vedere dov'è. Mi sa che è andato, sta al fresco. A rifugiarsi, sì, è andato a rifugiarsi al fresco. Comunque l'abbiamo visto inquadrato prima. Teatro e in questo caso la soap, differenza, cioè tu sei passata dal teatro alla soap e viceversa. Quale ti è piaciuto di più? E poi parliamo di quello che farà quest'anno. Ma allora non sono tanto paragonabili, a dire sono la verità. Diversi. Sì, anche proprio come tipo di recitazione. Il teatro è una recitazione che va portata fino all'ultima fila, no? Quindi sia a livello vocale che a livello espressivo, proprio di movimenti della faccia, deve arrivare all'ultima fila. La televisione e il cinema invece devi fare una recitazione molto più minimalista, quindi non devi poggiare sul diaframma, come si dice, no? In teatro la voce è una voce quotidiana, non ha bisogno di essere impostata più di tanto. Certo, io facevo un personaggio dove magari un po' di impostazione ci doveva essere, un personaggio più grande, un personaggio sicuro di sé, cosa che io, a differenza di quello che si può pensare, non sono. Ecco, e anche a livello espressivo deve essere più piccola l'espressione, perché hai la telecamera proprio davanti, no? Ecco, quindi da questo punto di vista è tanto diverso. E da un altro punto di vista sempre pratico è diverso, nel senso che si guadagna di più e si lavora molto di più. Nel senso che io lavoravo fra le 12, mi è capitato anche di lavorare 14-16 ore al giorno. In televisione. Il teatro, che tutti pensano che sia molto più faticoso, in realtà è una passeggiata in confronto a fare la soap opera, adesso
di cinema ne ho fatto poco, ho fatto un paio di film, quindi non sono in grado di... Anche perché andando in onda poi, scusami, tutti i giorni, cioè, la produzione doveva essere continua, ovvio, quindi era una cosa che andava in onda tutti i giorni, anche per mezz'ora quella che era, però... Sì, sì, noi giravamo, la produzione girava una puntata e mezzo al giorno, eravamo velocissimi, velocissimi, se pensi che al cinema si gira, non so, un minuto al giorno... Noi invece tanti minuti, non so, 40 minuti di più forse. Senti, senza fare nomi e cognomi, poi sì, vado sul chi ti sta ospitando, dove si è creato, rispetto a... cioè si è creato anche un buon rapporto d'amicizia, dicevi prima, sì, il bello del porto e poi conoscere nuove persone, sì, e soprattutto chi ti ospita, quindi il rapporto con la struttura, in questo caso chi ti ospita. E ti stavo dicendo, senza fare nomi e cognomi, con chi maggiormente ti sei legata all'interno praticamente della fiction? Ma con alcuni attori senz'altro, e soprattutto con le maestranze, per questo motivo che ti dicevo, perché hai un rapporto più quotidiano. Con gli attori ce l'hai meno quotidiano, perché alcuni... No! No, non si crea invidia? No, no, queste sono dicerie, luoghi comuni che non sono vere. Ci sono delle persone, ma come in tutti i mestieri, come nella vita, ci sono persone più o meno invidiose. Ma non è una prerogativa dell'attore, è una prerogativa forse dell'essere umano, di alcuni esseri umani, ma non si concentra fra gli attori, soprattutto non si concentra fra le attrici, perché io ho notato questa cosa, tutti sempre a dire... E infatti si dice in genere tra donne, ecco. No, minimamente, io in 8 anni di Cento Vetrine non ho mai avuto un problema con una donna, semmai qualche problemino ce l'ho avuto con qualche attore, ma minimo. Perché volevano un po' essere prime donne, questo modo di dire antipatico, che però insomma esiste solo questo di modo di dire, quindi teniamocela. E quindi no, assolutamente nessun problema di questo tipo. Senti, quest'inverno lavorerai a 100 Bolline 2 magari, quindi per questo tuo secondo anno di navigazione, cioè cosa hai in mente? Quello che ho in mente è trasformare il libro che ho scritto quest'inverno da prosa a teatro, quindi farne un monologo e poi portarlo in giro. Mi piacerebbe moltissimo nei porti, usando la barcavela come palcoscenico. Se questo non sarà possibile per problemi logistici, magari nei teatri, normalmente via terra, come è canonico fare. Tra questi porti, visto che ti sei trovata bene, sicuramente ci sarà anche Roccella Ionica, il Porto delle Grazie. Senz'altro, mi hanno invitato e io molto volentieri accetto. Se riuscirò a farlo sulla barca, senz'altro, ma anche se non riuscirò a farlo sulla barca, mi hanno anche detto no, vieni a trovarci anche al teatro di Roccella, ti accoglierà, e io sono ben contenta di accettare l'invito. Noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, nel mare abbiamo le profondità, freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa, gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa, gente che muore.